Una bella notizia. A Termoli continueranno a nascere i bambini. Lo ha sancito il Consiglio di Stato respingendo gli attacchi, i ricorsi, di chi invece voleva la chiusura per sempre del punto nascita dell'ospedale San Timoteo. Un plauso a tutti coloro che hanno dato battaglia e l'hanno vinta. Ora invitiamo le giovani coppie di Termoli, del Basso Molise e della vicina Puglia a fare tanti figli e far rinascere qui da noi, affinché un giorno sulla loro carta d'identità ci sia scritto nata o nato a Termoli. Su questa vicenda mi sono fatto dei pensieri che voglio condividere. La compattezza della cittadinanza, degli amministratori locali e dei professionisti che ne hanno materializzato le istanze hanno determinato questo storico successo. Significa che quando si è uniti, davvero uniti nel volere qualcosa, la si ottiene, al di là dei colori politici. Sarebbe splendido se si cogliesse al volo questa vittoria per fare anche altro. La nostra città, dopo una lunga fase evolutiva durata decenni, negli ultimi anni sembra aver perso la spinta propulsiva e molti dei nostri giovani nati a Termoli sono andati via o vorrebbero andar via. Ora, con la stessa compattezza dimostrata di recente, cittadini, amministratori, professionisti, imprenditori, insomma, noi tutti ci adoperassimo per lo sviluppo di Termoli per i prossimi 50 anni, perché è opportuno che oltre a far nascere i bambini qui da noi, ci restino quando diventano grandi.